Andiamo avanti, e andiamo ancora avanti. il momento della recitazione. Anche questo pezzo è adattato da Marco Colibazzi. Questo Innamorata è stato, di me stessa. Dobbiamo dire che ha avuto un grande successo perché è stato un pezzo che una attrice, diciamo, sconosciuta si è presentata e ha fatto questo pezzo e devo dire che ha avuto subito grande appeal, soprattutto sul web, e quindi mi piaceva riportarlo proprio perché quando una donna si mette in gioco e soprattutto usa l'arma dell'ironia, secondo me diventa bellissima. L'attrice che stiamo per vedere ci ha detto poco fa sul palco che si andava a trasformare. Ecco, si è trasformata e la chiamiamo Innamorata di me stessa, Eleonora Cicco. Buonasera a tutti. Io sono Eleonora, vengo da Roma e sono una portatrice di messaggi di speranza, perché io credo che la persona giusta si possa trovare a 18 anni. grazie, leggo un po' di invidia laggiù nel pubblico, te vedo a te che stai a ridere. Però ecco, io sì, sono convinta di trovare la persona giusta a 18 anni, perché a me è successo, io l'ho trovata la persona giusta. Ho trovato la persona che mi ascolta, che mi porta a cena, che mi paga le bollette e che mi fa pure un sacco di regali e mi regala sempre gran piacere. Signori, io mi sono innamorata di me stessa! Eh sì, grazie ancora. Eh beh, certo, non è stato facile, adesso mi viene anche un po' di emozione nel dirlo un po' così davanti a tutti. All'inizio l'ho presa un po' alla lontana, mi sono corteggiata un po' così. Mi sono mandata l'amicizia su Facebook. Ah, ma mica l'ho accettata subito, eh. Eh no, mi piace pure un po' tirarmela. E poi mi sono mandata un bigliettino con 100 rose rosse, che me frega, tanto pago io. E mi sono scritta, e don't know, stasera al solito ristorante francese. Ore 21:30, che vuoi dire che fa? Mi sono presentata con 45 minuti di ritardo. Ma vabbè, uno si deve sempre far desiderare, mica tutto così facile, è su. Mi sono accomodata, mi sono cominciata a sedurre un po'. Vuoi un po' di vino? No, sono pure un po' astemia, effettivamente. Ma veramente stasera sei proprio bellissima. Oh, so, mannaggia, quanto so buona stasera, mi piace proprio da morire. Insomma, l'atmosfera stava diventando hot. Sono cominciata a farmi un po' piedino, no? Sotto al tavolo. Io no, ma che fai? Ma stiamo al ristorante. E su via, andiamo a casa a sto punto. Siamo arrivati a casa. Ma aspetta, prima il solito problema, perché davanti alla macchina, tra me e me stessa, c'è sempre sto dilemma. Chi apre la portiera? Apro io? Oh, ma che sta di? Apro io? No, ma scherzi, stavolta apro io. Vabbè, insomma, apro io. Ho aperto io alla fine. Siamo saliti in stanza, ci siamo anche lì, un po' insomma, mi sono continuata a corteggiare. Poi a un certo punto è cominciata la magia, mi ha accarezzato, mi sono accarezzata, qualche bacetto qua e là, insomma la serata è stata focata, hot. Alla fine la fatidica domanda, Eleno, ma dimmi un po', te è piaciuto, Insomma... Ma non era meglio quando stavo single? Ma ciao, va! Eleonora Cicco, due prove importanti sia nel canto che nella recitazione oggi. Grazie. Grazie Eleonora, grazie.